Provenendo dalla terraferma, dopo aver passato lo storico ponte costruito a metà del 1700 in muratura su 43 arcate, si entra nell'ambito del centro storico. Ai lati troviamo subito due istituzioni culturali molto importanti, ospitate in altrettanti edifici di valenza storica. A sinistra, la Biblioteca Civica Cristoforo Sabbadino. Dal 1997 occupa il complesso della Ca' di Dio, che nel passato ospitò un antico ospitale, documentato fin dal XIII secolo, poi ricostruito nel 1396 e dal 1585 il Convento dei Cappuccini. La biblioteca, intitolata all'illustre chioggiotto proto-idraulico della Serenissima, fu istituita nel 1868 e vanta un patrimonio librario di grande interesse. Circa 60.000 volumi, di cui 4.286 anteriori al 1830, 3 incunaboli, 56 cinquecentine e 237 manoscritti. Sulla destra, il Museo Civico della Laguna Sud o di San Francesco fuori le mura, ospitato dalla fine degli anni Ottanta all'interno di un'antica chiesa con annesso il convento dei minori francescani, in cui il primo impianto risale al 1315 e la sua ricostruzione al 1434. L'edificio, ristrutturato, raccoglie testimonianze archeologiche più antiche rinvenute a Chioggia e nelle aree limitrofe, il patrimonio documentale della città e i reperti della tradizione marinara e della cantieristica locale. In particolare, a piano terra, possiamo osservare delle testimonianze del periodo romano, in base agli scavi effettuati negli anni Ottanta a Corte Cavanella. Palificazioni e sistemi di costruzione degli edifici, tipica dell'ambiente lagunare. Una raccolta di anfore rinvenute nel mare davanti a Chioggia, risalenti al I e II secolo d.C. e una collezione di monete antiche, ci sono 26 splendidi esemplari romani, raccolte dallo storico Vincenzo Bellemo. Interessante anche lo spazio dedicato ai ritrovamenti d'epoca medievale, dal XII al XV secolo, nel sito della Torre di Bebe, nella frazione di Capasqua. Vi sono vasi, bolle plumbe e dogali, monete, accessori di abbigliamento, fibbie, decorazioni di vestiti, anelli, strumenti per la caccia, la pesca, ma anche per la tavola. Al primo piano possiamo ammirare le misure di capacità per il grano in bronzo, fuse nel 1332, che anticamente si trovavano a Palazzo Granaio. Sono il mezzo staio, la quarta e il quarterolo, che servivano come unità per misurare il grano della comunità. Sempre in questo piano si trova l'archivio antico della città, uno dei più organici del Veneto, che conserva documenti di grande interesse. Tra questi, la serie di statuti e capitolari medievali che parte dal 1246-47. Inoltre si trovano codici pergamenacei miniati e le cosiddette mariegole, che sono registri che contengono disposizioni dei diversi mestieri, detti anche scuole o fraglie, e di confraternite. Alcune di queste risalgono addirittura al XIII secolo. Al secondo piano c'è la parte etnografica dedicata al mondo della marineria, della pesca e della cantieristica. È possibile ammirare un repertorio iconografico sull'imbarcazione più tipica di un tempo dell'Adriatico, il bragozzo, un'interessante collezione di attrezzi e strumenti di lavoro e di vita quotidiana, cordame, reti, ceste, vieri per l'allevamento delle moleche, vele, casse da mare, marotte, forcole, gli ultimi esemplari del pennello, il tipico segnavento, le famose pipe chioggiotte d'argilla, accanto a plastici che illustrano le metodologie di pesca in mare e in laguna. Sempre in questo piano si trova un'area dedicata all'esposizione delle più pregevoli opere pittoriche del comune. Di particolare rilievo sono la tavola dipinta Cristo in Maestà tra i Santi Felice e Fortunato, di Anonimo Veneto, data 1381. Il distacco d'affresco di scuola giottesca, raffigurante la Vergine in trono con bambino e angeli, proveniente dall'ex chiesa di San Nicolò. Il trittico con sfondo dorato, Giustizia in trono tra i Santi Felice e Fortunato, di Ercole del Fiore, 1436.